Eccola qui la nuova Alfa Romeo Stelvio, che tra pochi minuti comincerà i test sulla nostra pista. Oggi è il giorno della presentazione ufficiale alla stampa e noi vivremo le prove in anteprima. Si comincia! Ve la presento anche se su di lei in fondo abbiamo già versato fiumi di inchiostro. Nasce sul pianale della Giulia, che fin dall'inizio era stato previsto per questa doppia soluzione, Giulia appunto e Stelvio. È una SUV medio grande, è lunga 4,69 m. Le sue vere rivali secondo me sono due, da un lato la Jaguar F-Pace e dall'altro la Porsche Macan. Il nome Stelvio secondo me è perfetto. Mette insieme la forza evocativa di un luogo magico e la voglia di curve e di viaggi avventurosi. Quella che sto guidando è una Stelvio blu Monte Carlo in allestimento super. Significa un prezzo di listino di 52.800 euro. Il listino però culmina con la First Edition, un oggetto dotato di tutto punto, cerchi da 20 pollici, sedili di pelle, inserti di legno pregiato. La si riconosce anche perché i vetri posteriori sono oscurati. Dal punto di vista del motore e della trasmissione, la Stelvio ricalca la Giulia veloce che abbiamo provato qualche settimana fa. Motore 2 litri turbo benzina da 280 cavalli, trazione integrale Q4 e cambio automatico ZF da 8 rapporti. Rispetto alla Giulia si sta seduti più in alto e non di poco, sono ben 19 cm in più. Conseguenza naturale ovviamente è che anche il baricentro è un pochino più in alto, non di 19 cm ovviamente. D'altra parte era necessario guadagnare qualche centimetro rispetto al suolo, visto che si tratta di una sport utility, per quanto l'accento vada messo soprattutto sulla parola sport. Le conseguenze? Beh, praticamente nessuna dal punto di vista dell'handling. Si è passati dalla quasi assenza di rollio della Giulia a un leggero rollio solamente nelle curve più strette, il che per un guidatore, quando non è troppo smaliziato, può persino diventare un bene, perché aiuta a capire dove sono i limiti della macchina. Ma le due cose più importanti sono ancora lì al loro posto e sono la precisione dello sterzo e la capacità dell'avantreno di infilarsi in curve di ogni genere. E finché l'asfalto è asciutto e l'aderenza è elevata, la Stelvio rimane una trazione posteriore DOC. Velocissima in uscita di curva perché si può accelerare con un pochino d'anticipo e questo è uno dei vantaggi della trazione integrale. I collaudatori stanno lavorando sulla Stelvio da qualche ora e hanno già le idee molto chiare sul dinamismo della nuova Alfa Romeo. Davide Fugazza ha appena completato i test sul bagnato. Nella prova del cambio di corsia bagnato, l'Alfa Romeo Stelvio ha dimostrato delle buone qualità dinamiche. Ad uno sterzo estremamente rapido, anche se un filino leggero, associa una buona sicurezza, un'ottima sicurezza direi. Si sente l'intervento dell'antiribaltamento, la macchina tende ad andare un po' in sottosterzo, ma comunque la sicurezza è garantita. Ancora qualche giorno e la Stelvio non avrà più segreti per noi e naturalmente anche per voi. L'appuntamento è in edicola con 4 ruote di marzo, dove troverete la prova su strada completa e poi con il video in un luogo molto speciale.